Le due facce della Banca Popolare di Vicenza, la vera e la falsa. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. I conti questa volta sono a tuo favore. I due libri di Vicenza Più insieme a solo 20 euro anziché 25. Li trovi in coppia solo su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Vicenza, la città sbancata e BPV, bugie popolari vicentine. E ti sarà tutto più chiaro sul crack vicentino del secolo. A 20 euro su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Ora li giochiamo. Prego. Allora, abbiamo ascoltato in streaming, grazie al collegamento di Salvini in questo caso, l'assemblea di oggi. Non sono state invitate 15 associazioni, non è stato consigliato al sottoscritto di andare a vedere direttamente, ma questo non è un problema perché evidentemente, siccome ho sempre scritto cose che poi sono verificate, evidentemente anche agli attori di oggi dava fastidio che qualcuno raccontasse le cose come sono avvenute. Io trago soltanto una piccola conclusione all'inizio e poi non farò commenti. Le associazioni non presenti a quelle, non invitate a quell'incontro, e questa è una fantastica democrazia per chi ha organizzato, hanno chiesto di essere ospitati in questo studio. L'ho fatto volentieri, con alcune vado d'accordo, con altre meno, o meglio ancora, vado d'accordo con tutte, ma a volte sì, a volte no, perché io ho il mio modo di ragionare e seguo la faccenda da parecchio. Io dico soltanto una cosa, ho ascoltato per un certo periodo, mi sono stancato, tante parole, tante affermazioni, tanta politica, tanta campagna elettorale, ma mi aspettavo una cosa. La storia della giorni, una copia del decreto attuativo della legge che è stata approvata in Parlamento. Il decreto attuativo del 205 è saltato. Ad oggi l'unico dato oggettivo, al di là delle chiacchiere, è che quel decreto non c'è ancora. La Commissione europea aveva fatto dei rilievi, ha chiesto i chiarimenti, non è vero, è falso che sia stato bocciato, aveva fatto dei rilievi a cui andava risposto entro il 31 di gennaio. Entro il 31 gennaio andava emanato anche quel decreto, è una legge approvata dal Parlamento, sappiamo che le leggi oggi non valgono più niente, però doveva essere emanato. Il 31 gennaio abbiamo saputo che c'era questa lettera, che invece era la scadenza delle risposte. Siamo stati l'unico giornale ad avere quella lettera, ma penso anche altri abbiano avuto, e a pubblicarla, nessun altro l'ha ripresa. Soltanto Forza Italia, io non sono di Forza Italia, mi ha fatto un'interrogazione in Parlamento. Tutti zitti su questa lettera, perché fa comodo dire che l'Europa boccia, a me non piace questa Europa, fa comodo dire che l'Europa boccia, ma per fare politica. Intanto il decreto non c'è, oggi Salvini ha detto, e Di Maio, scriveremo, faremo, vedremo, è colpa di altri. Signori, se Conte, Giuseppe Conte, il nostro premier, ha concordato con l'Europa le condizioni per poter approvare la manovra di bilancio, di quella manovra di bilancio fa parte la legge istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori, evidentemente o se ne è dimenticato o non è capace di trattare. Oggi l'unico risultato è l'ennesima serie di promesse, l'ennesimo cercare colpe altrui, l'ennesimo promettere commissioni anche da parte di chi scrive e non sa neanche di cosa scrive. Parlo di colleghi che oggi sono senatori, che non sanno neanche che Salvatore Bragantini non è un giornalista del Corriere della Sera, ma è l'ex vicepresidente di Banca Popolare di Vicenza. Detto questo, ho do la parola, prego per un minuto, a ognuno dei presenti che si qualifica un nome con chi rappresenta e un parere sulla situazione in cui siamo. Grazie. Patrizio Miatello, Associazione Ezzelino Terzo Daunara, Giustizia Risparmiatori. Allora, oggi è una giornata molto triste perché primo il Premier Conte di questo governo e cambiamento non ha mantenuto la parola che aveva dato a me e ai risparmiatori il 24 maggio era che il primo atto era il rimborso dei risparmiatori traditi. Siamo al febbraio, al 9 di febbraio, oggi sono venuti due leader, due vice premier, Matteo Salvini e Di Maio, e hanno praticamente detto che non c'è il decreto attuativo. Purtroppo il fondo scadeva il 31 gennaio 2019, purtroppo il precedente fondo scritto dal governo ha già pagato 560 risparmiatori e oggi c'è la conferma che questa sarà solo una strumentalizzazione elettorale e questo non va bene, non può andare bene ai risparmiatori, perché
stanno levando i soldi dei risparmiatori per, o ritardando, per fare campagna elettorale, e questo non va bene. Ci parlo adesso? Professor Bettiotti, sì. Mi indicano lei. Va bene. Io... Professor Avvocato Bettiotti, anzi Avvocato Professor Bettiotti. Ma guarda, mi sembra sia estremamente grave quello che è successo. Praticamente i due viceministri non hanno preso nessun impegno concreto. E questo malgrado, pochi giorni fa, il sottosegretario Villa Rosa ci aveva detto che sarebbe emanato il decreto attuativo, quantomeno la prima parte, cioè la parte della modifica. Entro l'8 febbraio, ha detto. Esatto. Nessun decreto attuativo, che poi non era un decreto attuativo, era semplicemente un modulo che sarebbe stato poi recepito nel decreto attuativo. Quindi praticamente le cose sembrano rinviarsi a tempo indeterminato. Trovo anche molto grave questo, le affermazioni che sono state fatte, e se fatte da legali assumono anche aspetti deontologici, che praticamente l'assemblea si conclude dicendo facciamo causa a Banca Intesa, causa che è impossibile tanto rispetto al decreto del 2017, tanto anche per lo stesso codice civile. Quindi mi sembra che veramente sia sconcertante il risultato di questa riunione, e veramente, diciamolo pure, vergognoso. È una trovata elettorale come un'altra. È importante, peraltro, se dovessimo avere ulteriori rapporti col potere politico, che non si facciano tante assemblee dove uno può parlare due minuti, ma siano incaricate due o tre persone che possano prendere per il collo il parlamentare o il deputato e spiegargli per bene per come le cose vanno fatte, se si ha intenzione di fare seriamente. Grazie. Grazie a lei. Bellugo, chi rappresenta lei? Beh, sono Presidente Veneto di Conferma dei Contribuenti, e il discorso è questo, che al di là degli risparmiatori, che noi naturalmente auspichiamo che il 30% del rimborso venga fatto immediatamente, perché ci sono da fare delle trattative da parte specialmente degli imprenditori, sono circa 25.000 le imprese che hanno le cosiddette inadempienze probabili o NPL, come si voglia dire, che devono per forza di cose andare a trattare con la SGA SPA tutti i presunti debiti che sono in corso, perché questa SGA SPA ha demandato ad altre associazioni, ad altri enti, diciamo pure così, di riscossione crediti, per riscuotere dei crediti che sono, loro dicono che sono probabili e noi diciamo che sono improbabili. Noi dimostriamo praticamente tutte le settimane in tribunale che i debiti presunti delle banche sono improbabili. Qui io ho un articolo di domenica scorsa di un giornale. Sul decreto, cortesia. Certo, il decreto è fatto in modo tale che se non vengono dati questo 30% agli imprenditori, non hanno la quantità di denaro sufficiente per andare a stralciare il loro presunto debito. Grazie. Allora, l'avvocato Cavalcante, dico bene? Posso? Io? Cioè, posso? No. Ah, no? Devo stare? Penso che la gente stia guardando voi, non guardando me. Sì. Matteo Cavalcante, presidente dell'associazione per Veneto Banca. Oggi ci troviamo all'ennesima passerella elettorale in un contesto che non ci ha dato ancora delle soluzioni concrete. Due settimane fa eravamo al MEF, c'era stato promesso questo decreto benedetto attuativo e ci troviamo ancora a non avere nulla in mano. Quindi, riprendendo le parole oggi del vice premier Salvini, che parla di essere veloci e fare le cose fatte bene, per il momento ci ritroviamo al punto zero. La cosa che dispiace è che la cabina di regia che era stata istituita presso il MEF con le associazioni qui presente aveva dato un contributo molto importante, un lavoro molto proficuo, e poi ci troviamo invece delle associazioni che poi hanno riscritto, che hanno organizzato l'evento di oggi, hanno riscritto il decreto legge, però che ad oggi non è approvato, praticamente ci ha solo creato uno sbarramento molto forte da parte dell'Unione Europea, e oggi continuare a dire vabbè andiamo avanti per la nostra strada è impossibile, questo è il fatto. Grazie. Avvocato Moschini?
Sì, avvocato Matteo Schini, Movimento Difesa del Cittadino. La situazione è senz'altro poco chiara. La legge doveva essere attuata entro il 31 di gennaio. Noi siamo stati al MEF una decina di giorni fa e ci era stato detto che rispetto al termine del 31 gennaio si sarebbe slittati all'8 di febbraio. Oggi è l'8 di febbraio e a questa iniziativa messa in piedi da Luigi Ugone, i vice premier Salvini e Di Maio che cosa hanno detto? Hanno detto che scriveranno e faranno scrivere dai loro uffici i decreti attuativi. Noi pensavamo che magari oggi, proprio appunto in questa assemblea, avrebbero potuto proprio presentare i decreti attuativi, perché appunto si dice sono già scritti, sono già pronti, e invece sostanzialmente hanno buttato la palla in avanti. Noi naturalmente non possiamo che far altro che ritenere, pensare, sperare che questi decreti vengano effettivamente emessi. Certo, la giornata di oggi ci lascia parecchio perplessi. Avvocato, mi sfugge il nome. Paolo Antonioni, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Niente, che dire rispetto a quello che hanno detto gli altri. Siamo un po' delusi. Noi quello che auspichiamo è che di non deluderli definitivamente tutti i nostri iscritti, tutte le nostre persone che si sono rivolte a noi per ottenere questo famoso 30%. Abbiamo ascoltato un sacco di parole, vediamo se i fatti verranno concretizzati, anche se siamo un po' delusi perché speravamo in oggi avere qualcosa di concreto da poter dire ai nostri risparmiatori. Ci auguriamo che questo non sia una delusione definitiva per tutta questa gente che aspetta di ottenere qualcosa indietro a quello, rispetto a quello che ha perso. Grazie. C'è qualche altro presidente di associazione, sono soci da altri, immagino. Allora c'erano presenti anche le associazioni del Centro Italia, ma siccome mi conoscete, io non amo le chiacchiere, evidentemente non piacciono le mie chiacchiere, sono uscite e non vogliono lasciare dichiarazioni. Quindi io la chiudo qui dicendo semplicemente una cosa: speriamo che il decreto venga approvato, che passi finalmente, ma che superi le chiacchiere e superi la campagna elettorale, perché questo governo diceva che il vecchio decreto era stato approvato perché politicizzato, e mi sembra che il gioco ci stiamo ricascando. A me, sono un vecchio ingegnere, quindi a me piace leggere fatti e numeri. Ad oggi fatti e numeri non ci sono, concordo pienamente con questo obiettore quando dice che è inutile fare cabine di regie con 15, 20, 30 associazioni avvocati e poi non quagliare. O chi l'ha coordinata non aveva il potere per farlo, e allora è scorretto invitare le associazioni e i legali per avere dei pareri, oppure non sappiamo cosa ci dietro. C'è di fatto una cosa: l'Europa ha mandato una lettera, io l'ho pubblicata, dico io questa volta, nessun giornale l'ha ripresa, nessuno l'ha smentita, c'è un'interrogazione in Parlamento che chiede come hanno risposto i nostri governanti a quella lettera. Oggi i nostri governanti hanno risposto con votateci contro l'Europa. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, direttore. Grazie. BPV, risparmiatori ingannati. L'azione di IR, responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione DIR, responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com.